Prima di iniziare il video, vi invito ad iscrivervi al mio canale Telegram per rimanere aggiornati su tutte le novità del canale. Se poi volete parlare direttamente con me, vi invito ad entrare nel mio gruppo Telegram. Trovate ovviamente i link in descrizione. Dopo di questo, buona visione. In qualche video fa ho parlato di GoPro Hero 6, ma insieme alla Hero 6 è uscita anche la Fusion, ovvero la prima fotocamera in 360 gradi di GoPro. Penso che GoPro Fusion sia una grandissima novità di GoPro, perché non si era mai vista una cosa del genere fatta da GoPro e quindi ha creato molto stupore dagli utenti che comunque acquistano GoPro. Oggi vediamo le caratteristiche principali che ha GoPro Fusion. Ovviamente, come tutte le videocamere in 360 gradi, ha una semisfera che registra 180 gradi da questa parte e un'altra che registra 180 gradi da quest'altra parte, quindi messe insieme registrano il video in 360 gradi. Fa foto in 5,2K, video in 5K a 60 fps e in 3K per qualcosa 30 fps, quindi si parla comunque di risoluzioni molto alte. GoPro Fusion è in permeabile fino a 5 metri sott'acqua, che non avevo mai sentito una fotocamera in 360 gradi impermeabile, però non so se ne esistono altre e non so neanche se esiste un case per mandarla ancora più in profondità, ma non penso, poi non si sa perché GoPro è capace di tutto. GoPro Fusion ha anche i comandi vocali, che sono molto comodi per usare la GoPro quando è lontana. È un po' scomodo usare le mani per avviare la registrazione, ad esempio quando è sul casco magari potrebbe essere più comodo usare i comandi vocali. Ci sono delle features esclusive per l'app di GoPro, che in realtà non so che cosa vuol dire, però c'è scritto, quindi ve lo dico. Sicuramente è qualcosa di comodo, ma non lo so, anche perché io non uso l'app di GoPro per la mia GoPro, quindi a me non mi interessa, però ci sta. Comunque è una videocamera di fascia molto alta e ha una qualità veramente incredibile. E adesso vi dirò anche il prezzo, che a parere mio non è particolarmente alto per tutte queste cose qua. GoPro Fusion costa circa 750 euro, e voi magari pensate, bovio, ma è tantissimo. Invece secondo me no, secondo me è un prezzo giusto, perché comunque, cioè, parliamo di una videocamera che è una bestia. Cioè questa potrebbe essere veramente la rivoluzione delle videocamere in 360 gradi. Ora ho detto sta cosa e sicuramente DJI tirerà fuori la miglior videocamera in 360 gradi, e come si è già visto con DJI. Questa Fusion però registra con due schede micro SD, una da una semisfera e una dall'altra. Non so poi come si faccia a metterle insieme, perché, cioè, boh, non lo so, proprio non ho la più pallida idea, però, boh, cioè, vabbè. Forse questa è una cosa che sarebbe meglio non ci fosse stata, perché due schede SD forse è un po' più scomodo, però vabbè, dopo tutte queste cose qua ovviamente GoPro deve sempre mettere una cosa che non torna, no? Le caratteristiche principali sono finite, adesso passiamo alle opinioni personali. Penso che questa qua sia veramente una trovata incredibile di GoPro, perché comunque pensavo che ormai questa famosa azienda stesse ormai calando, e invece ha trovato una cosa di veramente incredibile, cioè una cosa che non pensavo neanche potesse esistere. Sto anche facendo un po' di scena, perché ci sono un po', cioè sono dettagli, sono, ok? Quindi, vale la pena acquistare GoPro Fusion? Se siete interessati a fare i video in 360, sì, perché secondo me 750 euro per questa bestia si possono anche spendere. Io, se ne avessi questi soldi, non li spenderei, perché a me i video in 360 non interessano, poi non è che proprio mi facciano impazzire, anche perché i video in 360 su YouTube si vedono non molto bene, quindi Però potrebbe essere una cosa interessante tra qualche anno, magari se YouTube inizierà a supportare in maniera decente i video in 360 gradi, lì potrebbe essere. Però tra qualche anno potrebbe essere una cosa di veramente veramente interessante. Poi quando magari YouTube inizierà a supportare i video in 360 in qualità decente, quindi lì potrebbe essere veramente un pensiero che potrei anche procedere all'acquisto, però penso sia una cosa di molto lontano. Un'altra cosa che però non mi è piaciuta di GoPro Fusion è che ha mantenuto il format estetico della GoPro 5 e 6 Black, che a me non è che proprio mi faccia impazzire, quindi è un po' bruttina di estetica. Cioè, se la guardate bene non è poi bellissima, però vabbè, l'importante sono le prestazioni e non la qualità. Spero che questo video non sia troppo corto, perché ho parlato poco, però comunque ho finito qua, non ho più niente da dire, quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like, un iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!